Possiamo incominciare. Grazie a tutti. Sono Daniele Frigeri, direttore e presidente del CESPI. Desidero dare a tutti il benvenuto e inizio con alcuni ringraziamenti, in particolare al senatore Alessandro Alfieri che ci ha gentilmente ospitato qui e all'intero Senato, al curatore del volume Alberto Pagani per tutto il lavoro che ha fatto e a ciascuno degli autori che hanno contribuito a realizzare questo volume, a portare avanti questa riflessione. Un ringraziamento all'onorevole Piero Fassino che è collegato con noi perché si trova fuori Roma e a ciascuno di voi qui in sala che è intervenuto oggi. L'annuario, quello che presentiamo oggi, è il risultato appunto di un lavoro di un anno. È l'annuario del CESPI. Il CESPI è un think tank di politica internazionale. Il nostro compito, la nostra missione è quella di fare ricerca e contribuire al dibattito pubblico sui temi dell'agenda internazionale. Ogni anno scegliamo un tema che è centrale o riteniamo che possa essere centrale o strategico per l'agenda europea e cerchiamo di guardare a questo tema da più punti di vista, partendo dal presupposto che oggi la realtà, cioè ogni singolo aspetto dell'agenda internazionale è complesso, è multidimensionale e richiede la capacità di inglobare punti di vista diversi e molteplici, così come competenze diverse e molteplici. Questo lo dice lo stesso scenario geopolitico in cui viviamo, dove la multipolarità e quindi la presenza di più punti di vista è centrale. Abbiamo scelto quest'anno il tema della difesa comune europea. Purtroppo l'Europa si trova ai suoi confini una serie di guerre, una serie di tensioni, di conflitti, ce n'è più di uno e questo richiede, ha richiesto all'Europa di sviluppare una capacità di difesa propria, capace di affiancare e supportare la politica estera, ma capace anche di essere in grado di assicurare quella pace e quella stabilità che sono alla base no, del fondamento dell'Unione Europea. Per questo abbiamo voluto affrontare questo tema cercando di portare i diversi punti di vista che parlare oggi in questi tempi moderni di difesa comune comporta, no? In una dimensione dove a fianco di una guerra tra virgolette tradizionale si affiancano altre sfide, no? Le cosiddette guerre ibride, con l'idea appunto di contribuire al dibattito che già esiste su questo tema. È quello che cercheremo di fare anche oggi, grazie al contributo di buona parte degli autori che ci hanno aiutato nella riflessione. Per cui vi auguro buon lavoro. Come primo intervistato, diciamo, darei subito la parola all'ingegnere Marcello Spagnolo, che oltre ad essere un docente di sistemi spaziali all'Università di Roma, alla Sapienza, e consigliere scientifico di Limes, è anche uno studioso che ha scritto volumi che a me sono piaciuti molto, molto interessanti, proprio sullo spazio e la geopolitica dello spazio. Lo spazio è stato, anche ai tempi della guerra fredda, quando il mondo era diviso in due blocchi, oggetto di contesa tra i due blocchi. La mia domanda in realtà è molto semplice, perché è il contenuto dell'articolo, del capitolo del tuo libro, nasce da una riflessione. C'è un libretto che io consiglio sempre ai miei studenti, scritto più di 100 anni fa, agli albori dell'aeronautica militare, in cui si chiama il titolo Il dominio dell'aria, in cui il generale Due diceva che quando si entra in un nuovo ambiente, in un nuovo spazio, prima inesplorato, l'uomo all'inizio lo percorre e poi finisce per incontrarsi e poi finisce per scontrarsi in questo nuovo dominio. Ecco, nello spazio è così, è ancora così. Sì, ti rubo. Allora, buonasera a tutti e a tutti, grazie Alberto di avermi coinvolto in questa stesura del volume, è un piacere essere qui. Allora, domanda particolare che apre un mondo di finestre.
mi ero preparato una scaletta, ma adesso l'ho un po' rivoluzionata, anche perché in sala vedo alcuni amici, ma vedo anche tante facce nuove e che magari si domandano che cosa hanno a che fare i satelliti, lo spazio, no? I satelliti, i lanciatori, le stazioni spaziali con i tempi duri, i tempi difficili della guerra che stiamo vivendo. E in un certo modo, come tu dicevi, è dalla guerra fredda che è nata un po' questa corsa allo spazio. Prima di addentrarmi io però vorrei fare alcune considerazioni per calare l'importanza del nostro paese nel settore dello spazio, perché magari non tutti ne sono consapevoli. Noi abbiamo accademie, università, centri di ricerca e industrie in grado di costruire satelliti, lanciatori e stazioni, pezzi di stazioni spaziali. Gli americani acquistano da noi i moduli pressurizzati per la stazione spaziale. Quindi abbiamo un comparto accademico-industriale di tutto rilievo. Segue anche un interesse, diciamo, politico-finanziario. Negli ultimi 5 anni i governi italiani che si sono succeduti hanno investito più di 7 miliardi di euro nei programmi spaziali, nazionali e internazionali, quindi più di 1 miliardo all'anno. Non ultimo, visto che siamo in un ambiente in cui parliamo di guerra e difesa, l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che dispone di una flotta militare di tutto rispetto, flotta satellitare parlo. Se noi togliamo, non consideriamo le superpotenze Cina, Russia e Stati Uniti, le nostre forze armate possiedono satelliti di comunicazione e di osservazione ad alta risoluzione che hanno paesi come la Francia, Israele, India e Giappone. E basta. Non cito l'Inghilterra perché non se li costruisce, li compra da altri oppure compra i servizi, non cito la Germania perché quelli che costruisce non gli funzionano tanto bene, ma non è una battuta. Poi li compra dai francesi, adesso hanno dato un contratto ai francesi. Quindi noi siamo in un paese che in tutto il globo si conta sulle dita di una mano in quanto a capacità spaziali di sicurezza e di difesa. Quindi questo per contestualizzare perché l'Italia può dire la sua e deve dire la sua. Entrando però nel vivo della tua domanda, parto da due date, 1991-2022. 1991, la prima guerra del Golfo. Nella prima guerra del Golfo, molti qui se lo ricorderanno, è durata molto poco, è durata poco più di un mese. Però in questi 35-38 giorni gli Stati Uniti hanno impiegato più di 500 nuovi tipi di armi, quasi tutte collegate a sistemi spaziali. È stato in quel periodo che abbiamo cominciato a conoscere il GPS con la metafora delle bombe intelligenti, cioè bombe guidate dai segnali che venivano dallo spazio. I sistemi antimissile Patriot, anch'essi, potevano agire grazie alle comunicazioni spaziali. Quella data è stata importante, secondo me, perché in quella data c'è stata la cosiddetta militarizzazione dello spazio, cioè in qualche modo i sistemi spaziali sono diventati agli occhi di tutti importanti per la conduzione delle operazioni terrestri, marittime e aeronavali, aeree. 2022 si è passati a quella che io chiamo la weaponization, cioè al fatto che i sistemi spaziali non sono diventati solo supporto, ma sono diventati elemento attivo di supporto, non solo di supporto ma anche di armamento. E anche qui vi devo citare due date, 2022 perché ovviamente è l'invasione dell'Ucraina, però andiamo a novembre del 2021. A novembre del 2021 il presidente Zelensky è appena rientrato a Kiev da un incontro alla Casa Bianca con il presidente Biden, dichiara che porterà al Parlamento ucraino la proposta di entrare in Costituzione l'entrata nella NATO, i russi fanno un lancio missilistico da una base nel nord della Russia a Plesetsk, distruggono un loro vecchio satellite in disuso che provoca circa 3.000 detriti nelle orbite basse. Gli astronauti dell'ISS vengono allertati, non corrono pericoli, però questa nuvola di detriti
orbita intorno alla Terra a 7 km al secondo, si spange, si amplia e va a toccare un'area dove stavano manovrando i satelliti di Elon Musk, gli Starlink, che si stavano abbassando da 580 a 550-540 km d'altezza per meglio connettere tutto il mondo. I satelliti Starlink da quel momento devono compiere più di 100, ogni satellite Starlink, ce ne sono 6.000 in orbita, devono compiere più di 100 manovre al giorno per evitare detriti e altri satelliti. Primo fatto, il mondo ha chiamato quell'operazione un test, era un'operazione preoperativa, militare a tutti gli effetti. Poi, due giorni prima dell'invasione, del 22 febbraio, un hackeraggio, quindi un attacco cyber, mette fuori uso il satellite Viasat, un satellite geostazionario realizzato in Europa, con componentistica elettronica italiana peraltro, molto buona, che era stato venduto da una società europea, la Viasat americana, la quale ne aveva venduto i servizi al governo di Kiev. L'80% delle comunicazioni governative del governo ucraino transitavano per il satellite Viasat, che è stato infettato da un virus, ha ritrasmesso in broadcast questo virus a tutti i terminali a terra, quindi non solo agli ucraini ma anche ai tedeschi, ai francesi, a qualche italiano, e le comunicazioni sono andate giù. Da quel momento si è fatto avanti Elon Musk a fornire all'Ucraina i suoi satelliti Starlink. Non ci sono solo i satelliti Starlink in Ucraina. In Ucraina la guerra si combatte sul terreno, è quello che vediamo, e si combatte nell'etere elettromagnetico, con gli attacchi cyber, e nelle orbite con attacchi cinetici, attacchi cyber, attacchi elettromagnetici. Qualche giorno fa il New York Times ha pubblicato un articolo molto interessante sulle attività di interferenza elettromagnetica, di hackeraggio elettromagnetico dei satelliti GPS nell'area baltica, e praticamente gli aerei civili che volano in quell'area lì non possono usare il GPS perché lo usano solo i militari americani nel codice M perché criptato, altrimenti il GPS è inservibile in quell'area. Sappiamo che ci sono stazioni in Bielorussia, oltre che nel territorio russo, che sono fonte di grande jamming, così come è una fonte di grande jamming elettromagnetico tutta l'area medio orientale, da sorgenti che partono da Israele. Quindi sappiamo che ci sono satelliti russi, cinesi, americani che orbitano intorno ad altri satelliti per spiarli, per intercettarli, per danneggiarli. Sappiamo tutte queste cose e le osserviamo continuamente, ma noi sulla Terra non le vediamo, non le conosciamo. Quindi il dominio spaziale diventa un dominio di operazioni. Nel 2021 la NATO lo ha introdotto come un dominio operativo a cui applicare l'articolo 5. Quindi se oggi viene sferrato un attacco a un satellite delle nostre forze armate o delle forze armate di un paese NATO, ebbene bisogna invocare l'articolo 5. Non è chiaro che cosa succede se l'attacco è sferrato appunto a un satellite commerciale che però serve delle operazioni militari, e qui c'è un mondo, un vaso di Pandora, perché siamo in una area, in uno spazio, è il caso di dirlo, nome nomen, in uno spazio dove non c'è normativa, non c'è nessuna normativa. Quindi chi occupa lo spazio fa quello che vuole, chi usa i satelliti fa quello che vuole. Oggi i satelliti si comprano e si usano. Il governo ucraino ne ha comprato uno da una società finlandese, e il gruppo Wagner ne ha comprati due dal governo cinese e li usa per fotografare le sue operazioni. Per concludere, siccome parliamo di guerra e difesa europea, in questo scenario globale dove si colloca l'Europa? Oggi è l'8 di luglio, domani è una data molto importante perché è previsto il lancio del primo vettore Ariane 6, che è il vettore pesante, il lanciatore pesante europeo. L'Europa da quasi 2 anni non ha capacità di accesso allo spazio, si è dovuta comprare i lanciatori da Elon Musk per lanciare i satelliti Galileo di radionavigazione. Domani finalmente, speriamo, incrociamo le dita, entrerà in servizio il nuovo Ariane 6, che dovrebbe ridare un'autonomia di accesso allo spazio all'Europa.
un progetto nato nel 2014-2015, doveva arrivare nel 2020 e costare 3 miliardi, è arrivato 4 anni dopo e è costato 1,5 miliardi in più e ne costerà tanti altri. Non risolverà il problema, diciamo, commerciale di competizione europea, risolverà quello di accesso allo spazio. Però, se parliamo di difesa, in Europa ogni paese va per sé, quasi giustamente direi, perché la cooperazione in questo settore è molto molto particolare. Io ricordo tanti esempi di vita vissuta, per esempio nel 2011, durante l'attacco in Libia, quando dovevamo avere degli scambi con dei nostri alleati tra immagini satellitari radar e ottiche, però quelle ottiche non ci arrivavano e quelle radar servivano poco perché in Libia c'è sempre il sole, non ci sono le nuvole e quindi il radar serve poco. Quindi noi oggi abbiamo dei problemi, oltre a delle opportunità in Europa. Vi dico solo una cosa: in Europa noi abbiamo un'agenzia spaziale europea fondata negli anni 70 che ha permesso la costruzione e lo sviluppo dell'industria, delle accademie, anche nostre italiane, che per statuto non può sviluppare l'ESA, per statuto non può sviluppare sistemi militari, non lo può fare per statuto. Ha una sua governance un po' diciamo complessa però funzionante. Poi c'è la Commissione europea che col Trattato di Lisbona si è avocata la delega alle strategie delle politiche spaziali e quindi ha messo in piedi una sua agenzia spaziale che sta a Praga e che invece può fare molte cose ma non si capisce bene come interagisce con l'ESA. E poi abbiamo tutte le agenzie nazionali, noi abbiamo la nostra, la Francia ha la sua, la Germania, l'Inghilterra. Ecco, in questo momento c'è una difficoltà di andare avanti, perché questa molteplicità di sistemi di governance non giova a una visione strategica unitaria. Quindi la politica conta molto su quella che sarà la prossima Commissione europea e conta molto su quelle che saranno le future alleanze industriali. Quelle saranno estremamente importanti perché dalle alleanze industriali potrà venire fuori una ripartizione di compiti e di funzioni che nello spazio è estremamente importante. Non so se ho fatto. Grazie Marcello, la tua risposta chiama un'altra domanda al professore ingegnere Colaiani, visto che hai introdotto con uno degli esempi il tema, che riguarda la sicurezza nello spazio cibernetico, cioè nella sicurezza informatica. Diciamo così. Si parla spesso, facendo un po' di confusione, di cyber security, comprendendo tutto quello che è la minaccia attraverso la rete internet. Oggi noi ci occupiamo solamente di guerra cyber, quindi di quel livello di minaccia che attraverso la rete internet può compromettere la sicurezza nazionale di un paese, perché può colpire infrastrutture critiche delle comunicazioni, dell'energia. Quindi la domanda è quasi automatica, visto che è stato citato il caso dell'Ucraina. In Ucraina c'è stato uno degli attacchi cyber, diciamo, che voi studiosi meglio avete avuto modo di apprezzare. Ma anche prima dell'attacco del 7 ottobre in Israele c'è stata un'azione cyber importante per interrompere le comunicazioni e le capacità dei sistemi di osservazione. Quindi la guerra cyber è una fantasia degli scrittori di fantascienza o è una realtà di oggi? Buon pomeriggio, consentitemi di ringraziare il dottor Figeri del CESPI e l'amico Alberto Pagani che ha organizzato, coordinato questo volume. Non è vero che non è stato facile coordinarci, mentiva, cioè, ha dovuto sollecitarci più volte, sono stati vari momenti di cura e di integrazione, quindi lo ringrazio in pubblico perché l'ho già ringraziato in privato. Guerra cyber, la risposta dipende sempre dal periodo in cui fai questa domanda. Le cose evolvono, nel mondo tecnologico siamo abituati a una continua evoluzione.
anche il termine guerra cyber, che diciamo ormai ha 30 anni, un famoso report di Rand Corporation dice quando la cyber war arriverà, in realtà sono passati decenni prima che la minaccia cyber fosse presa in considerazione, non tutti gli anni 90, non tutti gli anni 2000. E dal 2010-2011 è cominciato ad apparire questo termine di minaccia cyber nei documenti, diciamo, nazionali, statunitensi, NATO, ma in fondo quasi come una nota a pie pagina c'è anche questa cosa della... Fin quando poi c'è stato un rapido incremento, 2013, famoso documento dell'intelligence americana che dice la minaccia cyber è la più grave di quelle che abbiamo per il nostro paese, per la nostra economia, per la nostra società. E però poi ci si è chiesti, ma questa guerra cyber, cioè la guerra ha una semantica forte. Cioè la parola guerra nei documenti, nel mondo militare, nel mondo diplomatico, anche nel diritto internazionale, la parola guerra ha una semantica molto molto forte. E in effetti guerra cyber, io mi sono convinto, c'è un'opinione di alcuni, che la guerra cyber non c'è mai stata, non c'è e probabilmente non ci sarà, sul futuro chiaramente non ci scommetto. Che cosa c'è di vero? È una tipica guerra a bassa intensità, un conflitto. Oggi si preferisce usare il termine cyber conflict piuttosto che cyber war. Ed è uno dei tanti conflitti a bassa intensità, quelli che non vanno dichiarati. Gli ambasciatori sono disoccupati rispetto alla ricezione di dichiarazioni di guerra. Probabilmente non ci saranno più guerre da questo punto di vista, anche quella russa in Ucraina è un'operazione speciale, molti conflitti sono di peacekeeping, insomma il termine ha una tale valenza che non si usa più per qualche motivo, anche se poi in realtà le guerre si combattono, cioè questo conflitto sociale, informativo, economico, però se dobbiamo considerare questo, allora siamo in guerra, signore, cioè, diciamocelo chiaramente, perché questi conflitti ci sono continuativi, sono queste cose a bassa intensità e quindi per certi aspetti non scatenano mai non solo l'articolo 5, ma insomma un po' tutta una serie di possibili reazioni nazionali e internazionali. Quindi questi conflitti cyber, proprio dal punto di vista cyber, in qualche modo la guerra in Ucraina, come sempre, dopo tantissimi documenti e teorizzazioni, arriva il momento della guerra vera e lì si capisce che cos'è veramente guerra e che cosa si può fare sul cyber. E allora che cosa possiamo fare noi? Beh, senza dubbio possiamo sabotare. Sabotaggio è un'azione che si può fare mediante strumenti cyber. Possiamo sabotare le menti, non soltanto le macchine, quindi c'è tutta la parte disinformativa, misinformativa, e questo è assolutamente parte del... E si fa, probabilmente è stata la prima, diciamo, natura del cyber, parte di intelligence, dell'acquisizione di informazioni, questa c'è sempre stata, c'è tuttora e probabilmente ci sarà. Però questo insieme di cose, di sabotaggio informativo, acquisizione di dati intelligence e guerra, ecco, la maggior parte degli autori moderni dice di no, non riesce ad avere questo momento di escalation tale per cui possiamo dire di essere in guerra. Questo è un aspetto che in qualche modo, diceva anche il professor Caligiuri, è una di quelle categorie da ripensare. Cioè dobbiamo un po' abbiamo dei termini di una società fisica che abbiamo difficoltà ad applicare in una società totalmente digitale, perché questa è la verità, no? Quindi siamo in una società digitale e dobbiamo anche riqualificare i termini e dargli una valenza differente per poter poi agire, per poter avere delle leggi adeguate, per poter avere anche dei rapporti nazionali e internazionali
insomma, che siano basati un po' sulla verità. Questo è il... E la guerra in Ucraina, senza dubbio, per chi studia questi conflitti cyber, è stato un momento di un tuffo terribile nella realtà, di cui dobbiamo prendere atto. Da un certo punto di vista abbiamo capito un elemento importante. Non si fa un conflitto cyber paese contro paese se non hai alle spalle o a fianco delle aziende digitali importanti. Questa è la verità. E questo è un problema grosso, non solo per il nostro paese, ma per l'intera Europa. E poco prima dell'invasione dell'Ucraina, tutti i dati critici sono stati immediatamente trasportati nel cloud di Google, di Microsoft, e questo se non hai quegli data center, diciamo, dal tuo lato, gli attacchi cyber di sabotaggio sarebbero stati molto più dannosi. Quindi questo ha dato una prima tutela. L'altro aspetto è che, a differenza di altri attacchi che ci sono stati nel passato, l'Ucraina, con il supporto di, diciamo, senza dubbio, di forze e di competenze occidentali, era attrezzata. Cioè, non è stata presa alla sprovvista dal punto di vista cyber. E questo è un altro elemento da apprendere, da portare a casa. Quindi le infrastrutture critiche erano pronte per assorbire questi attacchi, pronte per reagire, perché in qualche modo in questa guerra, in questi conflitti cyber, non ci vanno soltanto, diciamo, le persone in divisa, ci sono tutta questa pletora di gruppi, di proxy, di advanced persistent threat, di patrioti, di sia da un lato sia dall'altro, sia da un lato sia dall'altro. Addirittura abbiamo risuscitato Anonymous, un po' che non la sentivo, però insomma per stare dalla parte giusta questa volta, diciamo, contro la Russia. Cioè, abbiamo imparato tantissime cose. Abbiamo imparato tantissime cose e di questo dobbiamo prenderne atto. Dobbiamo in qualche modo irrobustirci. Possiamo, dobbiamo robustirci senza dubbio dal lato delle infrastrutture critiche del paese, ma le infrastrutture critiche quelle vere, quelle che, diciamo, l'Europa nella sua prima normativa che va sotto il nome di NIS ha veramente focalizzato, energia, telecomunicazione, cioè quelle vere, quelle che mettono a disagio l'economia e la società di un paese. Adesso siamo sotto l'evoluzione NIS 2 che ha reso tutto critico, ma non mi fate fare troppe polemiche in pubblico, però se tutto è critico nulla è critico, perché poi alla fine bisognerebbe anche avere il coraggio di capire cosa è prioritario per un paese e cosa è importante, senza dubbio, e questo è un po' un elemento che talvolta non consente di investire le poche risorse in senso di competenze, in senso di finanziamenti nelle vere infrastrutture critiche. Le aziende critiche fanno resilienza, sono molto più robuste di 10 anni fa, senza dubbio, e non lo fanno grazie a queste normative, lo fanno perché loro devono erogare servizi H24, punto. Lo fanno per motivi di business, non lo fanno perché devono essere compliant a qualche normativa. Se riuscissimo a capire queste cose potremmo anche investire per aiutare gli altri, perché quelli che non ce la possono fare. E un altro elemento tuttavia importante è uno sguardo verso il futuro. Cioè questi cyber conflict diventeranno mai una guerra? Che cosa abbiamo appreso anche? Che effettivamente oggi, se vuoi reagire, se vuoi attaccare, del digitale non puoi fare a meno, ma in questo mondo dove ormai è tutto integrato, quindi quello che è il mondo cyber fisico che stiamo in qualche modo, in cui stiamo entrando, in cui da alcuni punti di vista siamo entrati, dove di nuovo grandi aziende dotate o meno di satelliti o di altri dati o di capacità di elaborazione incredibili di quantità di dati, perché non è facile poi
fare la fusione di dati che arrivano da satelliti, da terra, da reti. Però ci vuole di nuovo qualcuno che sappia elaborare e fondere questi dati. Torniamo al discorso precedente, servono aziende che siano in grado di fare tutto questo e quindi sono competenze di cui doversi dotare o di cui avere collaborazione. E senza dubbio in un contesto di questo tipo, cioè, insomma, ci sono informazioni aperte su chi oggi può fare queste analisi di dati, chi può focalizzare i target, chi può in qualche modo prendere dati anche da satelliti, con tutto il problema, senza dubbio, che poi quel personaggio particolare di Elon Musk ha evidenziato, perché quando coinvolge le aziende private in azioni che sono, diciamo, statali, lui fa strategia, cioè lui ha fornito i satelliti nel momento in cui l'Ucraina si è dovuta difendere, nel momento di reazione estiva lui ha deciso che questi satelliti no, per la controffensiva no. Cioè, quindi questo, come dire, fa capire anche il pericolo. Poi in un certo punto di vista bene che vengano evidenziate certi problemi che possono esistere, perché i privati ragionano da privati, hanno rispetto di un consiglio di amministrazione che deve fare certe cose, e quindi anche i rapporti con queste grandi aziende private gli stati li devono in qualche modo codificare, cioè se sono alleati, che lo sono a tutti gli effetti, e di questo dobbiamo prenderne atto, dobbiamo prendere anche atto del fatto che ci vogliono nuove categorie da ripensare. Non è soltanto io mi servo di un servizio, io ho bisogno di dati satellitari, posso contarci, non posso contarci, sei tu che decidi se mi dai i dati o no, devo elaborare tutti questi dati, perché poi all'inizio in qualche modo ha usato il modello freemium, all'inizio te lo do gratuitamente, poi ha presentato il conto salato. Giustamente, ma sono tutte cose che in qualche modo vanno normate. Ecco, questa guerra in Ucraina ha evidenziato cioè ci sarà tantissimo da apprendere, da imparare da questa esperienza, sia in positivo sia in negativo, sia dal punto di vista anche per la difesa. L'ultimo elemento che non posso non citare in questo momento storico è che questi strumenti saranno sempre più dotati di intelligenza artificiale, ovvero di autonomia. L'Europa può anche dire che diciamo, con le AI Act l'intelligenza artificiale non si usa in guerra, ognuno faccia le riflessioni che vuole. L'intelligenza artificiale usata in certi contesti è assolutamente più rapida, più veloce di qualsiasi reazione umana, e quando si va su precisione e reazioni c'è poco da fare, la tecnologia è migliore di noi umani. Vabbè, io sono pronto a fare scommesse, insomma, ecco, su queste. Poi senza dubbio ci saranno delle riflessioni etiche da fare e così via, ma di nuovo ci sono delle priorità paese di cui prendere atto, di cui, come diceva giustamente diceva Caligiuri sul innovare, copiare e regolamentare, come dice un altro mio amico, l'arbitro non vince mai, ecco, questo, e quando si è in guerra tu vuoi vincere, non vuoi soltanto dire ah, è sbagliato, cattivello, ecco, questi elementi sono oggi in qualche modo dati di fatto, in qualche modo storia recente, notizia. Io inviterei tutti a leggere le vere storie che sono successe negli ultimi 2 anni, perché hanno cambiato lo scenario e in qualche modo confermando certe considerazioni e invece aprendo nuovi scenari molto importanti, uno dei quali senza dubbio sono le grandi potenze digitali, che facciamo finta che siano, come dire, dei fornitori di computer. Sono molto di più, sono molto più potenti, sono molto più capaci di molti paesi, e di questo dobbiamo prendere atto. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Dicevi, Michele, giustamente le lezioni apprese, e poi ci sono anche le lezioni
ancora ad apprendere, diciamo, in fase di apprendimento. Perché è vero quello che hai detto, l'Ucraina nel 2022 era preparata agli attacchi cyber, era preparata perché nel 2014 invece ha subito un attacco devastante che l'ha lasciato al buio sotto una cappa di oscuramento tutti i sistemi di comunicazione energetici, e quindi questa è una lezione appresa. Sul tema invece delle intelligenze artificiali e delle armi che lo utilizzano, ecco, qui siamo in una fase di apprendimento, come l'intelligenza apprende, anche noi dobbiamo apprendere come utilizzarla. E qui passo invece al generale Massimiliano Del Casale, che ecco, che quando studiava all'Accademia, immagino, poi artigliere, poi immagino che pensando ad un sistema d'arma avesse in mente un obice, un mortaio, non un drone guidato da intelligenza artificiale collegato al satellite. E invece ha scritto un capitolo molto interessante che affronta invece questi temi, non solo dal punto di vista dell'impiego tattico, ma anche dal punto di vista giuridico ed etico, perché ci siamo abituati tutti adesso a sentir parlare di droni, intelligenza artificiale, armi guidate, armi semi-autonome, armi potenzialmente completamente autonome. Quindi è giusto che in un libro sulle guerre, sulle nuove guerre, ci sia una riflessione su questi nuovi sistemi d'arma, alla luce anche dell'esperienza fatta negli ultimi conflitti, Ucraina, Medio Oriente, Nagorno-Karabakh, insomma, sono ormai sistemi impiegati in tutti i conflitti. Prego, Massimiliano. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a Alberto Pagani per avermi coinvolto in questo lavoro che ho trovato davvero interessante come approfondimento. Allora vorrei partire da una prima considerazione che riguarda il modo di combattere di oggi. Il terreno di scontro ormai è diventata una palestra nella quale si affinano nuove tecniche di combattimento, si sperimentano nuovi sistemi d'arma, si ammodernano quelli già esistenti. E così siamo passati in qualche modo dalle bombe intelligenti, quelle che indirizzate su un bersaglio in maniera autonoma lo colpivano, un bersaglio comunque illuminato da una sorgente laser, a quelle che oggi sono chiamate appunto armi letali, autonome o semi-autonome, i cosiddetti robot killer, che sono in qualche modo una anticipazione, ecco, dell'intelligenza artificiale applicata alla guerra. E da tempo infatti si studiano ormai sistemi governati proprio dall'intelligenza artificiale per limitare in qualche modo l'impegno dell'uomo nello scontro bellico, e da un lato aumentare invece l'efficienza, l'efficacia di un sistema d'arma, efficacia in termini di precisione, in termini di rapidità di intervento, in termini di autonomia. E le armi quindi letali, sebbene dall'essere davvero autonome, in quanto finora è sempre risultato determinante l'intervento dell'uomo, sebbene da remoto, ormai hanno preso come dire, la scena, ecco, in tutte le operazioni militari, da che hanno fatto la loro prima concreta comparsa nella guerra di Libia e soprattutto con la guerra in Ucraina. Ora, trovarmi così in questo consesso così qualificato e soprattutto a fronte dei pochi minuti che ho a disposizione, non temete, non entrerò nei dettagli per spiegare, ancorché in maniera sommaria, come può funzionare un sistema d'arma con intelligenza artificiale. Però lasciate che richiami solo due concetti fondamentali. Il primo è che un sistema con che funzioni, ecco, con intelligenza artificiale, ha bisogno di tanti dati da poter elaborare, i big data. Il secondo concetto è invece l'apprendimento automatico, quello che nel gergo si chiama machine learning, cioè la predisposizione di una abilità nel sistema di apprendere dai dati in maniera autonoma, senza un intervento esterno, grazie alla presenza di algoritmi di apprendimento automatico.
Ora, il possesso di una grande quantità di dati e la disponibilità di una configurazione di apprendimento automatico, di machine learning, consentono di generare quello che viene comunemente chiamato modello predittivo, ecco, una piattaforma predittiva, cioè un sistema in grado di prevedere in qualche modo un evento futuro grazie all'elaborazione di dati storici associati a modelli statistici. Ecco, questo in maniera... Ora, tornando in ambito militare, ecco, nell'applicazione militare, dopo questa brevissima divagazione, ecco, la guerra russo-ucraina, che è quella che è un po' oggi, diciamo così, dà più l'idea, ecco, dell'impiego di armi letali autonome in questo momento, è stata definita come la prima guerra digitale. Ecco, Alex Karp, ecco, che lo ricordo, è il patron di Palantir. Palantir è l'azienda leader mondiale nell'analisi di Big Data, l'ha definita la guerra algoritmica. Di fatto sul terreno cosa accade? I comandanti ucraini, anche delle unità più piccole, di minore livello, ricevono di fatto un supporto da consiglieri militari di paesi amici, i quali a distanza, molto a distanza, quindi ben lontani dal terreno di scontro, dal teatro di combattimento, elaborano dati provenienti da tutti i sensori disponibili, quindi foto, video, foto aeree, satellitari, rapporti, intercettazioni di colloqui tra comandi militari, russi e quant'altro. Elaborano e mettono a disposizione in tempo reale dei comandanti ucraini notizie, informazioni relative a quelle unità direttamente contrapposte, quindi in termini di entità, di quantità, ecco, di forze contrapposte, tipologia, la dislocazione e anche di incominciare a prevedere anche una possibile azione da parte russa. Ecco, quindi capite bene che in una situazione di questo genere, quello che poi quando si verifica diventa lo scontro cinetico, da questo punto di vista diventa anche un'occasione per raccogliere le valutazioni dello scontro e aggiornare questo sistema, diciamo così, predittivo in qualche modo. Guardiamo adesso la problematica. Alberto Pagani faceva riferimento a considerazioni di natura giuridica. Ecco, io non sono un giurista, però ho cercato, ecco, in qualche modo di approfondire questa parte di studio. Bene, nella norma generale sappiamo tutti che i belligeranti non hanno una capacità smisurata di metodi e di mezzi da combattimento, ma il diritto internazionale, lo ius in bello, ecco, come ama definire questa parte, appunto si ama definire questa parte del diritto, fissa due concetti fondamentali che sono la distinzione e la proporzionalità. Cioè chi usa un sistema d'arma deve essere sempre in grado di capire e sapere cosa va a colpire, perché gli obiettivi civili, la popolazione civile, in teoria, aggiungo adesso, non dovrebbero essere colpiti, come elementare, come sappiamo tutti. Non solo, ma la forza che viene impegnata dovrebbe essere proporzionata esclusivamente quanto basta a quella quantità di violenza necessaria per neutralizzare l'obiettivo militare direttamente contrapposto. Ecco, le armi letali autonome non dovrebbero fare eccezione a questa regola. Poi nel conflitto, in un conflitto bellico, si pone un problema di responsabilità che è tanto più forte, tanto più sentita, quanto più collegata all'introduzione di diciamo un'innovazione tecnologica così dirompente e come appunto le armi governate da un'intelligenza artificiale, soprattutto quando poi vengono colpiti obiettivi civili, oppure quando gli effetti che vengono conseguiti sono diciamo così oltremodo intensi. E allora, in termini di responsabilità, il primo soggetto posto sul banco degli imputati è la massima autorità della struttura nazionale che ha autorizzato quel sistema d'arma. Poi vi è tutta la catena di comando fino ad arrivare all'utilizzatore, a chi ha usato quel sistema d'arma. Ora, il diritto, che peraltro la norma, che peraltro è ancora in fase di elaborazione a livello internazionale, non c'è una norma specifica ancora per quanto riguarda l'uso delle armi letali autonome, pone sul banco degli imputati anche i costruttori e i progettisti,
Perché? Perché loro, diciamo così, sono rei, ecco, di aver messo a disposizione dell'utilizzatore un sistema con degli algoritmi non idonei, ecco, a rendere efficace e coerente con il diritto internazionale, diciamo così, quell'arma stessa. Come dicevo, sul piano normativo non c'è ancora una previsione specifica per le armi letali autonome, quindi si fa riferimento al diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati e peraltro, magari qualcuno potrà pure sorridere in questo momento, una direttiva dell'Unione Europea che interviene in materia di responsabilità legata all'introduzione di prodotti difettosi sul mercato. Ebbene, è così, perché a tutt'oggi questa rappresenta ancora la disciplina che fissa la responsabilità civile, ecco, per tutte le parti coinvolte, dal costruttore, dal progettista all'utilizzatore. Allora adesso ci poniamo una domanda: è possibile far convivere principi morali e armi letali autonome? Bene, secondo alcuni analisti questo parrebbe possibile, cioè sarebbe possibile creare degli algoritmi che siano in grado di prevedere in qualche modo la norma del diritto internazionale, prevedere le disposizioni, quindi le direttive delle Nazioni Unite, addirittura possano recepire le regole d'ingaggio di una missione operativa. Ora, credere che le armi letali autonome possano diventare amichevoli davvero può essere qualcosa che può far sorridere. Non è un'aspettativa che davvero può convincere. Perché? Perché vi sono innanzitutto dei limiti tecnologici obiettivi, perché non si riesce ancora a stabilire quale sia il limite da raggiungere da un punto di vista del progresso tecnologico, e poi perché non c'è una visione etica condivisa. E questo lo conferma di fatto quanto avvenuto nel 2018 a Stoccolma, quando erano riuniti circa 2000 scienziati di tutto il mondo in occasione di un convegno internazionale proprio sull'intelligenza artificiale, che decisero di sottoscrivere una lettera aperta per la messa al bando appunto delle armi letali autonome, in qualche modo ripercorrendo la petizione Szilard, ricordo, del 45, quando una settantina di scienziati che avevano partecipato al programma Manhattan scrissero una lettera al presidente americano pro tempore Henry Truman per la messa al bando dell'arma atomica, però poi tutti sappiamo come poi è andata a finire. Allora, ritenere di poter governare il comportamento dei robot killer, e qui mi avvio a concludere, mediante la creazione di algoritmi di sistema che ne impediscano, diciamo così, un comportamento difforme dalla norma internazionale, assomiglia molto a un'illusione, a mio avviso, in questo momento. E poi c'è il grande problema, il vero problema è quello etico. La guerra è sempre una questione di sopravvivenza tra contendenti che si affrontano, e di sicuro chiunque allenterebbe qualsiasi inibizione pur di avere il sopravvento sul nemico, su una parte contrapposta, piuttosto che andare incontro consapevolmente ad una sconfitta. Allora, e questo è l'ultimo concetto che vi vorrei lasciare, occorre far entrare l'etica nel grande gioco del confronto generale, senza relegarla a una questione di convincimento individuale. Prima lo si comprenderà, a mio avviso, creando strategie e misure di comunicazione capaci di preparare la pubblica opinione, e più si potrà contare anche su leadership pronte a soddisfare davvero i bisogni primari della propria gente senza perdere di vista i problemi del mondo. E sarà di sicuro, a mio avviso, anche un modo per far maturare responsabilmente una società che magari inizierà a comprendere che alla base del benessere c'è prima di tutto la sicurezza, la messa in sicurezza della società, e come sia impensabile da un lato farlo da soli e dall'altro far finta che il problema non esista. Vi ringrazio per la vostra attenzione. L'ultimo intervento del primo panel è
del dottor Urbano, che come vedete è un medico militare, esperto di armi, se le vogliamo chiamare così, chimiche, batteriologiche. In realtà l'umanità ha avuto a che fare con le epidemie da quando esiste. Basti pensare nella letteratura, la peste che è durata secoli, quanto ha cambiato le società. Noi occidentali però ci eravamo abituati al fatto che, insomma, con le malattie la ricerca medico-scientifica combatte da tempo e ci ha messi al sicuro. E abbiamo pensato, pur avendo piani pandemici, tutto sulla carta, tutto pronto, abbiamo pensato che un rischio reale pandemico non ci minacciasse realmente. L'abbiamo pensato fino al Covid e poi ci siamo resi conto che non era affatto vero che siamo al sicuro e che la prima cosa che abbiamo imparato dal Covid è che il rischio c'è. E la seconda è che non ha confini. Quindi anche come arma è un'arma un po' sfortunata, perché rischia poi di finire per colpire anche chi la volesse usare. Se questo è uno Stato, ma se questa è un'organizzazione terroristica, un pazzo, la cosa diventa un po' più complicata. Allora la domanda che ti faccio è questa, è un po' brutale, ma dal tuo punto di vista, cioè da studioso di questa materia, esiste un rischio, corriamo un rischio di attacco terroristico con armi batteriologiche e infettive? Di che tipo e che cosa potrebbe succedere? Io ringrazio per la bellissima domanda e anche per avermi coinvolto nello studio, in questo lavoro che mi è piaciuto molto. E, sì, rispondere a questa domanda è forse il goal dello studiare il passato e di vedere il passato, quindi vedere la storia del bioterrorismo serve proprio per cercare di rispondere a questa domanda, cioè quant'è il rischio che ci siano episodi bioterroristici? Allora, la finalità è quella di conoscere la minaccia, ma non è una finalità per se stessa. Questa finalità è a sua volta finalizzata invece a predisporre una difesa nei confronti della minaccia. E solo conoscendo si può predisporre questa difesa. Allora, innanzitutto bisogna dare una definizione, cioè cosa si intende per minaccia bioterroristica. Per minaccia bioterroristica si intende l'uso di agenti biologici, quindi intesi non soltanto come batteri o virus, agenti diffusivi, ma anche come tossine o agenti biologici che tutti avete in mente e che però non sono diffusivi, come ad esempio il carbonchio, l'antrace degli autori americani, quindi che non danno epidemie, per condizionare le scelte di una nazione o di una società. Quindi come il terrorismo è il cercare di condizionare una società con la violenza o la minaccia dell'uso della violenza, il bioterrorismo è il tentativo di condizionare le decisioni di una società o di una nazione con l'uso di agenti biologici. Ecco, nella storia, se si esamina la storia del bioterrorismo, si vede che il bioterrorismo ha due fondamenti e due anime profondamente distinti l'una dall'altra. La storia ci dice che è stato estremamente frequente il ricorso a tossine oppure ad agenti biologici non diffusivi. Ci sono decine e decine di casi negli ultimi 50 anni, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo perché? Perché sono agenti assolutamente facili da produrre, di basso costo e che possono avere un impatto molto significativo, che va dalle decine di morti fino anche in ipotesi non verificatesi diverse decine di migliaia di morti o centinaia di migliaia di morti. Però quando si parla di agenti biologici, il nostro immaginario collettivo non è questo, ma è quello della malattia diffusiva, quindi una malattia potenzialmente che potrebbe avere gli stessi effetti di una pandemia come quella del Covid, però con agenti ad altissimo tasso di letalità. Da cosa è condizionato il nostro immaginario? Sicuramente è condizionato da paure ancestrali, cioè dal fatto che l'umanità ha convissuto con epidemie dalla sua nascita, insomma, dalla nascita della civiltà negli ultimi 10.000 anni, ma poi anche da tutta una serie di letteratura, di immaginario,
che vede nella filmografia, ad esempio, un esempio che tutti abbiamo in mente, tutti abbiamo visto film come Cassandra Crossing o 28 giorni dopo, oppure I sopravvissuti, non so se ricordate la serie degli anni 70, cioè una malattia gravissima, quindi contrariamente dal Covid, con un alto tasso di letalità, una letalità, per letalità si intende il numero dei morti sul numero dei malati, cosa che per il Covid è molto bassa per intendersi, invece per malattie come la peste o il vaiolo può essere anche molto, molto alta, che però ha una diffusività analoga a quella del Covid e quindi potrebbe avere degli effetti devastanti sull'umanità. Ecco, noi abbiamo paura di questo. Il bioterrorista gioca sulle nostre paure, cioè sa che se farà un attacco con una tossina o col carbonchio, i titoli sui giornali saranno attacco bioterroristico e noi penseremo a qualcosa di molto peggio di quello che realmente sta facendo. E quindi qual è la probabilità che ci sia un attacco bioterroristico guardando il passato? Sicuramente c'è una probabilità alta che in futuro ci siano tanti altri attacchi come quelli che ci sono stati negli ultimi 30 anni, con spore di carbonchio oppure con qualsiasi tipo di tossina. In questo ambito si può parlare anche di bioterrorismo di Stato, cioè è ipotizzabile che qualche tossina o qualche agente non diffusivo venga utilizzato per eliminare selettivamente qualche personaggio scomodo, qualche competitor come arma mirata. Invece la probabilità di quello che ci fa veramente paura è, a parer mio, abbastanza remota, cioè la possibilità che ci sia una malattia. Questo perché? Perché la gran parte degli attori internazionali che hanno la capacità di sviluppare, weaponizzare, quindi modificare come per esasperare le caratteristiche dell'arma, e eventualmente utilizzare o minacciare di utilizzare questo tipo di arma, sono dal punto di vista politologico degli attori che si definiscono come egoisti e razionali, quindi che sanno che un eventuale utilizzo si potrebbe ripercuotere a boomerang sulla propria parte. Quindi in sintesi la risposta è probabile che ci siano attacchi bioterroristici, ma è estremamente improbabile che ci siano attacchi bioterroristici nella misura in cui le nostre paure ancestrali ce li dimostrano. E quindi cosa fare? Qual è la risposta? Cioè, come ci si può fare a preparare a rispondere a questa minaccia? Innanzitutto conoscere e capire la differenza, cioè il decisore politico, il tecnico, ma anche l'addetto ai lavori medico, che spesso non ha questa competenza, devono capire distintamente la differenza fra i vari tipi di minaccia. Perché ovviamente il tipo di minaccia che può essere messo in campo è assolutamente inefficace per condizionare le decisioni politiche di una società civile. E già il capire la differenza ti dà lo strumento per dare una risposta adeguata. In secondo luogo, invece, per prepararsi a quella ipotesi che ci fa più paura e che è estremamente meno probabile, è remota come possibilità, però è così spaventosa, in certi casi assimilabile, certi eventi potrebbero essere assimilabili a quelli di una guerra termonucleare globale, cioè si parla di una riduzione della popolazione del 90%, quindi ipotesi come quelle dei sopravvissuti, estremamente improbabili, e quindi essendo improbabili il decisore tenderebbe a dire vabbè, non allochiamo risorse per contrastare una ipotesi improbabile. Però non è sempre così, perché come chiunque si occupa di valutazione del rischio sa, la gravità di un rischio a cui ci si contrappone è data dalla gravità dell'evento per la probabilità che si verifichi. Quindi anche probabilità remote, quando la gravità è estrema, giustificano un'allocazione di risorse. Risorse che, intendiamoci, dal punto di vista economico sono minimali, perché bastano veramente pochi soldi per avere un centro d'eccellenza di ricerca in ambito, io direi, militare in questo caso, per contrastare queste ipotesi. E quindi anche qui il ruolo cardine è giocato dalla conoscenza. La conoscenza è lo strumento che ci permette di allocare quelle poche risorse necessarie per contrastare nel migliore dei modi la minaccia. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.
è arrivato il momento del cambio della guardia. Credo che in questo ultimo intervento Francesco Urbano abbia anche chiarito quello che vorrebbe essere una delle intenzioni di questo volume, cioè di gettare qualche seme di riflessione per poter capire che cosa potrebbe essere utile fare per migliorare le nostre capacità di resistenza e resilienza e come meglio allocare le risorse pubbliche per poter essere un paese un po' più sicuro. Fassino nel suo intervento ha detto il libro che tutti avete in mano, ovviamente nessuno ha in mano tranne me imbucato il libro, perché non lo possiamo vendere nel Tempio della Democrazia, cioè al Senato, però potete acquistarlo sugli store online e anche in libreria. Io ieri ero in una libreria di Ferrara, ho avuto il piacere di vedere che ce l'hanno esposto, quindi immagino anche nelle altre librerie lo troviate. Speriamo di incuriosirvi anche con il prossimo panel e farvi venire voglia di comprarlo. Prego, professor Monti. Allora, buonasera a tutti, a sprombattuto apriamo questa seconda sessione della presentazione di questo volume. Io sono Andrea Monti, sono nella duplice veste di coautore di uno dei capitoli, in particolare quello sulla perdita del ruolo del diritto come strumento di regolazione dei rapporti internazionali, e anche nella appunto veste di moderatore. Pertanto parlerò pochissimo, farò solamente, oddio, un avvocato che dice sarò breve, credo sia una delle peggiori bugie alle quali non crede nessuno, però magari proverò a smentire questo peccato storico che si porta dietro chi fa il mio mestiere. E farò sostanzialmente il notaio cronometrista, e quindi consentitemi soltanto di dare un attimo di contesto rispetto a quello che c'è in questa sessione. Il concetto di difesa europea ha un problema fondamentale che si inserisce nella dialettica fra il trasferimento di sovranità e la delega di sovranità. Sono due concetti simili ma estremamente diversi. La delega è un qualcosa che può essere sempre ritirato ed è alla base dei trattati. Il trasferimento è una cessione irrevocabile di sovranità dalla quale non si torna indietro. Gli stati occidentali nati nell'ordine post-vestfaliano, successivi quindi alla pace di Vestfalia del 1648, sono essenzialmente basati sul concetto di norma come espressione della sovranità. Quello a cui stiamo assistendo, non da oggi, almeno a partire nel capitolo del libro faccio tre esempi, uno di questi, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno di desovranizzazione del diritto, per cui sempre di più le norme sono fissate da un lato da organismi sovranazionali o anazionali e dall'altro lato da frange più radicali della società civile che in nome di etiche più o meno condivisibili, non entro nel merito, feticizzano la norma giuridica e la trasformano in una sorta di religione laica da utilizzare come sostanzialmente nuovo monoteismo. E voi sapete che il problema del monoteismo è che ce ne può essere solo uno, per cui siccome il mio monoteismo è migliore del tuo, i casi sono due: o ti converti o ti converto. In qualsiasi modo questo accada, questo è lo scenario nel quale ci troviamo, e in questo scenario il tema della difesa europea diventa particolarmente complicato, perché dovremmo ragionare su una modifica costituzionale, parlo dell'Italia, che probabilmente sarebbe molto difficile da pensare. Per essere concreti,
quando l'Inghilterra ha deciso di abbandonare l'Unione Europea, se avesse trasferito la propria sovranità avrebbe dovuto fare una guerra di secessione. Invece ha semplicemente utilizzato gli strumenti del diritto internazionale, ha denunciato il trattato, così dicono gli esperti di diritto internazionale, ha preso la bombetta e l'ombrello e ha detto alla prossima. Questa è la differenza fondamentale. Se non si prende una decisione su questo tema, diventa molto complicato pensare alla infrastruttura giuridica che possa sostenere una scelta di andare verso un sistema di organizzato e coordinato di difesa europea. Da qui la complessità del gestire la relazione con una struttura come la NATO, che invece è appunto una struttura già operativa, incardinata e in grado di operare. Questo è quello che mi serve per introdurre i relatori di oggi. Perché? Perché i fatti stanno dimostrando come lo strumento militare, l'arma, non è più soltanto uno strumento di gestione del conflitto, cioè dell'ultima fase, quando le altre opzioni della politica sono terminate, ma comincia ad avere un ruolo sempre più di prevenzione e di anticipazione nell'ambito della regolazione dei rapporti internazionali. In questo caso sempre di più il diritto serve a meno, passatemi il gioco di parole, e sempre di più la capacità di come dire, intervenire in termini concreti acquisisce una valenza immediata. Ecco per esempio perché, e chiedo al generale Nistri di intervenire, ecco perché per esempio il ruolo della Polizia di Stabilità è un ruolo fondamentale, non ha niente a che vedere con la guerra guerreggiata, ma è pur sempre una estrinsecazione dell'attività militare che svolge una funzione prospetticamente anche politica, perché nei fatti dà stabilità e dunque, consentendo la stabilità, consente la mediazione fra istanze opposte che diversamente sarebbero diciamo disposte a dialogare con altri sistemi non esattamente eleganti o gentili. Prego, generale. Grazie, avvocato, sia anche per il microfono che mi presta. Buona serata a tutti. Allora, la sua domanda, tutto sommato, mi consente di integrare il contributo che avevo presentato per la pubblicazione dell'annuario, perché in effetti il contributo era orientato su quelli che sono le principali minacce interne al territorio nazionale, quindi didascalicamente da una parte il terrorismo, che per motivi appunto di brevità avevo ripartito fra terrorismo confessionale e terrorismo ideologico, e le varie organizzazioni di criminalità organizzata, che non sono solo mafia, camorra, 'ndrangheta e la criminalità pugliese, ma sono anche la criminalità organizzata di tipo etnico, autoctono e via discorrendo. Però la limitatezza dello spazio a disposizione per questa disamina mi aveva permesso solo di accennare a quella che è l'internalizzazione della minaccia. Basti pensare alla violenza trasfrontaliera del terrorismo, basti pensare alla internazionalizzazione dei traffici illeciti. In settori anche i più disparati, nei settori nei quali intervengono società di intermediazione finanziaria, broker, settore ambientale, ci si pensa poco, ma da quando è stata inventata la questione per esempio dei certificati bianchi per le emissioni di CO2, già quello è diventato uno strumento in cui si è inserita la criminalità organizzata attraverso aspetti truffaldini che riguardano gli strumenti di controllo delle emissioni piuttosto che le certificazioni. Ora, se questo è vero, è vero anche un altro aspetto, che la criminalità non si ferma alle frontiere. Non si ferma alle frontiere anche perché oramai di frontiere non si può più parlare, più di tanto.
La frontiera oramai è diventata un qualcosa di poroso, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista digitale, con gli strumenti che si vedono a disposizione, il web, che guarda caso sono degli strumenti abbondantemente utilizzati sia dal terrorismo sia dalla criminalità organizzata. Ma c'è un altro aspetto: dove sorgono queste problematiche? Queste problematiche sorgono naturalmente nelle aree dove è più presente, per motivi vari, sono più presenti forme di disagio. E quali possono essere le aree dove è più presente situazioni di disagio, se non le aree che sono state profondamente intaccate da crisi che conseguono al fallimento di uno Stato, crisi che conseguono a un post bellico? E da qui la polizia di stabilità. La polizia di stabilità, per vero, nasce attraverso l'intuizione di un americano, del generale Clark, nel 1995. E il primo utilizzo fu in Bosnia Erzegovina, al termine della guerra interbalcanica, e ci si pose il problema: benissimo, allora la guerra è finita, abbiamo vinto, abbiamo risolto il problema? No, perché si era realizzato un vuoto di sicurezza, il security gap, come dicono gli anglofoni, hard times, gli anglofoni, va bene, no, il dottor Pagani sa che io ce l'ho un po' con gli anglofoni, ma insomma è uno scherzo. E allora, un contesto quindi nel quale il carro armato era troppo, il manganello però era troppo poco. Il manganello era troppo poco perché la polizia poteva essere, la polizia locale, dico, poteva essere inadatta. Si pensi per esempio alla polizia in Kosovo, dove ha chiaramente una conformazione etnica che contrasta con una parte della popolazione che quella polizia dovrebbe controllare, o perché è inefficiente o perché è totalmente assente. Allora, se il carro armato è poco, è troppo, se il manganello è ancora poco, occorre uno strumento militare che però sappia intervenire e sappia quindi colmare appunto la differenza tra lo stato di guerra e lo stato di pace definitivo. E così è nata questa polizia di stabilità cosiddetta. Polizia di stabilità che ha trovato, ripeto, il primo impiego con le multinational specialized units a base e a comando italiano, specificatamente Arma dei Carabinieri, ma che ha poi trovato ulteriori sviluppi in Iraq, per esempio, in Kosovo, dove è tuttora presente. E quali sono le funzioni di questa polizia di prossimità, di questa polizia di stabilità, una stability police che è diventata addirittura l'unico esempio a livello internazionale di una parte della dottrina militare di cui è custode l'Italia? La NATO ha quindi costituito un vero e proprio strumento, diciamo, dottrinale nella pubblicazione AGP 3.22 e ha affidato la custodia e quindi lo sviluppo e quindi l'implementazione di questa specifica dottrina all'Arma dei Carabinieri e quindi all'Italia. E quindi dicevo, quali sono i compiti? I compiti di questa polizia di stabilità sono: polizia esecutiva, replacement, cioè la polizia locale non esiste, occorre un corpo che possa rimpiazzare, sostituire una struttura di polizia che non c'è, ma che però ci deve essere. Cioè, quando sarà finita, quando semmai finirà il dramma che si sta vivendo in Palestina? Non è che ieri c'è la distruzione e domani siamo tutti contenti. Ci dovrà essere un qualche cosa che poco alla volta riconduca a una normalità di vita, ammesso e non concesso che sia possibile in quelle zone, in quelle aree, in quella situazione, portare a una normalità regolare. Compiti poi anche di polizia di rafforzamento, cioè reinforcement. Che cosa consiste la polizia di rafforzamento? Attività addestrativa dei nuovi corpi di polizia che stanno sorgendo,
attività di mentoring, attività di monitoraggio, perché uno dei problemi che si deve affrontare in certe aree è anche il monitoraggio di come le polizie che vengono costituite possano essere in linea con gli standard minimali di attenzione e di tutela dei diritti umani. Attività di assistenza e di consulenza, un'attività di consulenza che, attenzione, bene ha fatto l'avvocato Monti a individuare anche un aspetto politico, perché questa consulenza deve essere svolta a livello certamente tattico, a livello certamente operativo, ma anche a livello istituzionale, affiancando quindi i decisori politici dello Stato che si sta ricostituendo per poter orientare in una certa maniera la strutturazione che sarà. Ancora, compiti di intelligence criminale. In Kosovo, dove tuttora esiste, in questo momento è l'unico esempio di multinational specialized unit che è operante, partecipano l'Italia, partecipa la Cecoslovacchia e partecipa la Moldavia. Il Kosovo, in quell'area in generale, è un'area di transito, un'area di traffici umani, migrazioni, traffici di armi, traffici di stupefacenti. È un'area di conflitto interetnico, è un'area di grande consolidamento di centri di radicalizzazione islamica. Dunque occorre uno strumento, la Stability Police, la polizia che svolga attività di intelligence criminale e che quindi sia in grado di fornire agli enti di valutazione e agli enti decisori qual è lo sviluppo della situazione in questi settori. 3 minuti in più o 3 minuti? Altri 3 minuti. Allora possiamo. Mi dispiace, ma devo fare. No, ma tanto ho finito. Attività di cooperazione civile e militare. Per completare, dobbiamo dire questo. È uno strumento che la NATO ha ben colto, perché la NATO evidentemente ha già avuto molto da poter sviluppare anche sbagliando. Il problema riguarda anche la UE, però, l'Unione Europea. Nell'Unione Europea in realtà esiste uno strumento che è il Comitato Militare dell'Unione Europea ed esiste, diciamo, una filiazione non proprio dell'Unione Europea ma che comunque è inserita nell'ambito dell'Unione Europea, che è Eurogend 4, EGF. EGF è una struttura, diciamo, è una specie di, come posso dire, di Stato Maggiore quadro nel quale confluiscono per il momento 7 paesi dell'Unione Europea, forze di polizia a statuto militare che possono essere utilizzate all'occorrenza. Per esempio l'Unione Europea recentemente le ha utilizzate ad Haiti, per il terremoto di Haiti. Quindi, e concludendo perché i 3 minuti sono scaduti, anche in questo caso noi abbiamo come Italia, tutto sommato, non siamo secondi a nessuno. Il vero problema è riuscire a superare parlo a livello europeo e talvolta anche a livello NATO, perché poi la NATO, molti paesi europei hanno anche loro, hanno da agire nel settore specifico. Dobbiamo superare, quindi finalmente speriamo di riuscire a superare queste opposizioni che vedono in vuoti personalismi di nazione l'impossibilità di proseguire uno sviluppo che sul terreno ha dato ampi successi, soprattutto in un'ottica che la pace non si può recuperare il giorno dopo in cui termina la guerra e occorrono delle strutture, delle competenze, delle capacità che, nelle quali l'Italia può dare il proprio contributo di non secondo piano. Sono stato, spero, veloce. Grazie. Buonasera. Grazie. In piena continuità con questo intervento passo ora la parola al generale Farina. Perché se il tema della polizia di stabilità rileva quando il conflitto è terminato, ci si deve porre il problema del
magari evitare che questo conflitto scoppi. E il tema della polizia internazionale è solo parzialmente idoneo a gestire questo aspetto. In questo senso, e questa è la tesi che sviluppa il generale nel suo capitolo, bisognerebbe chiedersi se non sia opportuno far sì che la dottrina NATO si muova da una posizione prettamente difensiva e quindi reattiva a fronte di una violazione dell'articolo 5, verso una interpretazione del proprio mandato in fase addirittura preventiva. È un tema chiaramente estremamente delicato, in parte perché il trattato non prevede in modo esplicito un'opzione del genere, ma è anche vero che sempre di più è evidente nel cambio, nella evoluzione delle dottrine militari di vari paesi, come il concetto di conflitto di anticipazione del conflitto vada a toccare sempre di più il concetto di prevenzione, per cui a volte non è facile distinguere in modo chiaro cosa è azione preventiva che disinnesca il conflitto e cosa è invece anticipazione del conflitto basata sull'approccio dello strike first o del raise and kill first. C'è un bel libro che analizza questo aspetto della politica dell'intelligence israeliana, un lavoro molto, molto voluminoso ed estremamente interessante. Si chiama proprio così, Rise and Strike and Kill First. Prego, generale. Sì, grazie professor Monti, ringrazio anche Alberto Pagani per avermi coinvolto, devo dire con molto piacere mi sono fatto coinvolgere in questo impegno, e saluto tutti quanti, anche i colleghi relatori, e buon pomeriggio a tutti. Conflitto Russia-Ucraina è stato il game changer degli ultimi 2 anni, sicuramente ha rivitalizzato, anzi alcuni risuscitato, se dobbiamo tenere a mente le parole di Macron con malato terminale, quindi ha risuscitato la NATO. Quadro di sicurezza che è assai più complesso di quello che era prima del 24 febbraio 2022, reso ancora più intricato dal 7 ottobre dello scorso anno con il conflitto a Gaza, che pone un'altra seria crisi, conflitto quasi alle nostre porte. Quindi la NATO sta per compiere e festeggiare la ricorrenza di 75 anni, e c'è il summit di Washington in questi giorni, e chiaramente il risultato di tutto questo è sicuramente una nuova postura difensiva e di deterrenza dell'alleanza, con rinforzo marcatissimo, direi, cominciato già nel 2016, quando a quei tempi ero comandante a Brunsum, schierammo le Enhanced Forward Presence in pochi mesi. E poi è venuta l'Active Vigilance, e poi il concetto di 100.000 uomini in 10 giorni, altri 200.000 in altri 30 giorni, tutti a rinforzo del confine orientale della NATO, quindi difesa e deterrenza. E la mia domanda è, ma questo può bastare all'alleanza per garantire un quadro di sicurezza in prospettiva? Proprio pensando a quello che è stato il suo invito, a dire ma non dovremmo anche prodigarci nella prevenzione, gestione, cooperazione? Beh, la risposta è non basta, sicuramente ciò non basterà, basta girarsi intorno guardando a sud, al Mediterraneo allargato, e quindi la NATO deve mettere in campo, non so quando lo farà e non credo lo faccia in questi giorni del summit di Washington, quando chiaramente ancora il conflitto russo-ucraino, i problemi Gaza, Israele, Libano, diciamo, la fanno da padroni, specialmente la parte del fronte orientale, quindi la NATO si concentrerà sicuramente nella difesa e nella deterrenza, però prima o poi
qualcosa la farà probabilmente anche nei prossimi giorni, dovrà pensare agli altri due pilastri, cui aveva pensato anche in qualche modo commettendo degli errori, se vogliamo, però facendo tante cose fatte bene, come in Bosnia, in Kosovo, nei decenni passati. Deve pensare anche alla gestione delle crisi, alla prevenzione e, perché no, anche alla cooperation o cooperative security, che sono gli altri due pilastri che fino a poco tempo fa erano ritenuti anche paritetici, se vogliamo, e adesso chiaramente sono concorrenti a quello che è la difesa dell'alleanza, dei confini dell'alleanza e della deterrenza. Già Stoltenberg l'aveva detto a Madrid nel 2022, pensando al fatto che, guardando poi la Russia, che non è che la Russia ha agito solo in Ucraina, è dal 2008 con la Georgia e poi con la Libia, eccetera. Stoltenberg ha detto: non possiamo permetterci di lasciare il Nord Africa alla Russia, dimenticando sì anche la Siria, che già c'era stata prima, insomma. Ma non è solo quello, perché poi la Russia si è allargata anche nel Sahel, basta vedere tutti i vari colpi di Stato, i regimi autoritari e quindi Wagner-like diciamo, governi che poi si sono più o meno insediati. E quindi questo richiede un'operazione a tutto campo dell'alleanza, ma l'alleanza non ha tutti i mezzi per fare ciò, questo è poco ma sicuro, e neanche probabilmente posso dire la volontà politica e l'unanimità per fare questo. Per fare ciò deve percorrere questa strada insieme al suo partner più importante, che è l'Unione Europea, e che è il grande, diciamo tra virgolette, assente degli ultimi decenni, se vogliamo 10-15 anni di politica estera e di difesa, se non di più chiaramente. L'Unione Europea spende 3 volte nella difesa di quanto spende la Russia, cioè sulla carta sarebbe una potenza militare, quindi 3 volte quanto la Russia, però in uno scontro, se ci fosse mai, che ciò non succeda mai, ci auguriamo, si capisce subito chi ne avrebbe la meglio per tantissimi motivi, e quindi è una potenza militare sulla carta. Per poter avere, diciamo, capacità complessive nella sicurezza e nella difesa, l'Unione Europea ha bisogno di concorrere con la NATO e quindi di perseguire degli obiettivi comuni, però deve darsi anche un cambio negli assetti decisionali, quindi vengo subito al dunque. Eliminare l'unanimità delle decisioni quando si tratta di interventi di gestione e prevenzione delle crisi, almeno questo, va bene, o di cooperazione internazionale, di dotarsi di assetti strategici. Prima si parlava di satelliti, eccetera, ma è possibile che ci sia un privato che possa costituire una costellazione di satelliti per le comunicazioni, l'osservazione, eccetera, e che l'Unione Europea, che pure è all'ESA, che è stata citata, non sia in grado di provvedere a un assetto strategico comune a tutti e a se stessa e anche a tutti gli altri paesi? Ci sono le risorse, si può fare, così come il trasporto strategico, così come l'intelligence. Poi deve avere un comando capace, quindi un headquarter che, diciamo, la volontà politica non ha voluto costituire in seno a Bruxelles, che costituisca l'integrazione civile e militare degli interventi, perché gli interventi, come è stato detto, non sono più di una sola direzione, cioè totale militari, solo carri armati, solo aerei o solo stability police, come diceva il collega generale Nistri. C'è tutta una combinazione, il comprehensive approach, e quindi in grado di pianificare e intervenire su questo. E chiaramente anche di forze pronte, che anche i 5.000 dettati dallo Strategic Compass non basteranno, ce ne vuole di più. Sì, concluderò in 3 minuti, grazie. E tutto questo chiaramente in coordinazione. Prendiamo il Kosovo. Questo diciamo, è proprio un esempio dove NATO e Unione Europea sono insieme, e lì bisognerebbe pianificare con prospettiva decennale. Io lo scrissi 10 anni fa, quando ho lasciato il comando di KFOR, ad avere degli obiettivi comuni civili, di sicurezza e anche di difesa. E questo lo si può fare in tutti gli ambiti. Quindi operare per questo, per garantire pace, sicurezza energetica, sicurezza cyber, sicurezza strategica, sicurezza delle reti, degli accessi, del traffico marittimo, eccetera. E dove deve intervenire? E concludo. Sicuramente nei Balcani, quindi dove Bosnia ha bisogno di essere stabilizzata ancora di più, Kosovo, dove deve rimanere la NATO assolutamente, e lo dice anche la risoluzione dell'ONU, è legittimata e l'Unione Europea può fare di più.
anche nell'altra parte dei Balcani, Moldavia e altri paesi sono più deboli, ma anche in Medio Oriente, con iniziative in Libano, per esempio, per cercare di alleviare la crisi, ma soprattutto anche in Libia, dove ormai da 10 anni non c'è una risoluzione, così come anche in altri posti che sono diciamo ancora in conflitto, vedasi Sahara occidentale ed altri. Quindi dove, io direi nel Mediterraneo allargato, che consentitemi, da già capo di Stato Maggiore dell'Esercito non sono di parte, Mediterraneo allargato intendesi terra, mare, terre, tutto. Quindi si tratta di tutta un'area, e quindi che cosa fare è focalizzare Medio Oriente, Nord Africa, Sahel e Corno d'Africa, non dimenticando la Somalia, dove peraltro è presente l'Unione Europea, anche i carabinieri e tutto quanto, dove occorre però è il tempo della responsabilità e dell'impegno economico e finanziario con dei progetti decennali. E questo può essere fatto dall'Unione Europea e anche indicato dalla NATO. E con questa sinergia si potrebbe sperare, fra 10 o 20 anni, non domani, di ottenere dei risultati. Grazie. Grazie generale. L'elefante in cristalleria o il convitato di pietra evocato da questa relazione, inutile girarci attorno all'articolo 4 del Trattato dell'Unione Europea, quello che riserva alla giurisdizione esclusiva degli Stati membri gli aspetti di difesa e di sicurezza nazionale e di pubblica sicurezza, e che quindi per converso sottrae alla diciamo giurisdizione unionale la possibilità di occuparsi di questi temi. Incidentalmente rilevo che in realtà nei fatti questo articolo è molto, come dire, slabbrato, perché si registrano sempre di più, chiamiamole incursioni, nelle sovranità militari nazionali dei paesi, però questo è il tema col quale dobbiamo confrontarci. Toccare l'articolo 4 del trattato e dunque a valle o a monte forse rivedere i singoli ordinamenti costituzionali, oppure in alternativa o in affiancamento ad un'operazione che richiederà o richiederebbe parecchio tempo e esiti non scontatissimi, se pensate che la Costituzione europea è stata bloccata nel 2005 e nel 2007 da Francia e Olanda, che non votarono i referendum e che quindi bloccarono anche la possibilità poi di arrivare a una sovranizzazione piena dell'Unione Europea e quindi di conseguenza anche ad un sistema di difesa comune. Dicevo, una opzione alternativa è quella di lavorare sul senso delle parole, per cui non necessariamente militare è sinonimo di difesa, non necessariamente militare vuol dire guerra, e quindi probabilmente nell'ambito delle competenze dell'Unione Europea ci potrebbero già essere dei compiti che consentirebbero un coordinamento delle armi e delle forze militari dei singoli Stati membri nell'ambito di attività che tecnicamente non possono essere considerate come strettamente o esclusivamente pertinenti al settore della difesa. È chiaro che si tratta di lavorare con il bisturi del neurochirurgo per poter raggiungere un obiettivo di questo genere. Sta di fatto però che le rigidità delle costituzioni nazionali possono essere superate solamente con operazioni di ingegneria giuridico-politica di questo tipo, che costituiscono il presupposto per poi provare ad evolvere verso una certa direzione. Direzione che necessariamente vede l'intelligence al centro di un processo di questo genere, perché ci sono tanti casi giudiziari e non che si potrebbero citare, e solo la circolazione e la condivisione efficiente delle informazioni, adesso non posso violare il segreto professionale, ma mi piacerebbe parlare di una serie di cose che so appunto per ragione del mio lavoro rispetto allo scambio di informazioni fra più paesi nei casi di criminalità informatica, cosa che poi mi ritrovo nei fascicoli processuali che devo vedere, e si vede come in effetti questo scambio di informazioni, con buona pace del mandato di indagine europeo, di tutte queste belle cose, in realtà non c'è. E la prova storica di questo fatto ce l'abbiamo nel caso Revil. 2021, Revil era una gang russa o ucraina, non ricordo, comunque, che gestiva uno dei ransomware più aggressivi che all'epoca si sono
si erano diffusi, avevano come obiettivo in particolare gli Stati Uniti. L'FBI comincia l'indagine, utilizza una norma del sistema processuale americano che consente di qualificare un caso come caso di sicurezza nazionale, scalano quindi verso l'alto, entra in gioco il Department of Defense, entra in gioco la Homeland Security per interfacciarsi con la Russia, una serie di altri paesi e una serie di soggetti privati. Quindi torniamo ancora una volta sul tema di quello che è stato chiamato tecnomedievalismo, cioè multipolarismo dei poteri nel quale anche le aziende tecnologiche negoziano da pari a pari con gli stati. Insomma, si crea questa coalizione stranissima per cui alla fine questa gang viene sgominata. Ma viene sgominata se si fossero seguite le regole di procedura puramente giudiziaria, questi qui sarebbero ancora in giro a fare danni. Ed è la prova provata che soltanto in questi casi ad alta pervasività e diffusività trasversale, soltanto la sinergia fra vari comparti chiamiamolo sistema giustizia, può funzionare. E in questo ambito anche la capacità di raccogliere informazioni è prioritaria, perché se non c'è la capacità di identificare il bersaglio diventa difficile puntare, e non c'è intelligenza artificiale che tenga su questo, diventa difficile puntare il fucile sul bersaglio corretto. Ecco perché chiederei al professor Salvatori di darci la sua visione del ruolo dell'intelligence in un contesto del genere, anche e soprattutto basandosi sul suo valente contributo al libro Hard Times. Grazie. Grazie Andrea, grazie ad Alberto per avermi coinvolto in questo progetto. E sì, in effetti le informazioni e l'acquisizione di informazioni pregiate è un problema molto importante, ma soprattutto è un problema importante sapere quali informazioni bisogna raccogliere e quali sono le priorità. Da questo punto di vista vorrei rivelarvi un episodio molto poco conosciuto che avviene nel 91, nel sommovimento, nello sbigottimento generale che colse l'intelligence dopo la caduta del muro di Berlino, alla faccia di chi pensa che dall'89 ad oggi c'è una semplice prosecuzione della guerra fredda. Probabilmente non ha vissuto quello stato di smarrimento, da un certo punto di vista quasi inebriante, che si è vissuto dall'89 e negli anni successivi. Il presidente Bush, peraltro, che era stato direttore della CIA qualche anno prima, incaricò la CIA di elaborare una lista di minacce che avrebbero percorso il mondo nei successivi anni. La CIA, dopo un lavoro direi molto rilevante, arrivò a stilare 176 minacce che gravavano nel mondo. È un documento ovviamente riservato, ma vi assicuro che c'erano degli aspetti quasi profetici. Per esempio la CIA nel 91, attenzione, quindi 35 anni fa, faceva riferimento ai problemi che avrebbe causato il riscaldamento climatico. Chi è della mia generazione sa che agli inizi degli anni 90 il riscaldamento climatico non era precisamente al top dell'agenda delle classi politiche occidentali. E così la scarsità delle risorse idriche e i conflitti che avrebbe generato nel futuro questo problema a livello geopolitico. Però mise una priorità al top di questa lista, e da questo punto di vista il mio è un ideale seguito dell'intervento del colonnello Urbano. E la minaccia più grave per gli equilibri mondiali è la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con particolare riferimento all'arma nucleare, perché qui si è accennato a tante minacce che incombono, ma l'ordigno nucleare
a un qualche cosa di irrimediabile, a un qualche cosa di assoluto che rende la minaccia assolutamente insostenibile. Come declinò questa minaccia che in qualche modo incombeva sui destini dell'umanità, la CIA? Guardandosi in basso, e quindi la proliferazione, il contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa fu essenzialmente un contrasto di tipo di containment, evitare che paesi, per esempio quelli che poi saranno definiti i rogue states, paesi come Siria, Iraq, Libia, potessero dotarsi di queste armi. Guardate, la priorità era tale che, vorrei fare un po' di gossip, che quasi tutti i personaggi più in vista della CIA sono passati attraverso il Counter Proliferation Center in quel periodo. Tra le altre cose, ricordo personale, dal 99 al 2004 il buon Jim Pavitt, che ha diretto fin dalle origini la struttura di controproliferazione, divenne capo operativo della CIA per ben 5 anni, dal 99 al 2004, con i problemi che sappiamo a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa e le notizie piuttosto approssimative che crearono le condizioni per la seconda guerra del Golfo. Quindi lo sguardo della CIA era essenzialmente uno sguardo rivolto in basso, evitare che qualcuno entrasse nel circolo dei possessori di un'arma nucleare. Però la CIA, anche perché probabilmente questo avrebbe comportato dei problemi di ben più difficile risoluzione, non ha considerato sufficientemente quello che avveniva al suo stesso livello. È vero che ci fu lo START, iniziarono gli accordi per la riduzione delle armi atomiche, però questo START era un affare riservato a Stati Uniti e non più Unione Sovietica ma Russia, perché pochi mesi dopo questo rapporto l'Unione Sovietica si dissolse in 15 addirittura stati indipendenti. Lo START ha avuto sicuramente un grande merito storico, quello di ridurre oltre la metà, gli ordigni nucleari a disposizione delle due superpotenze. Però la situazione era tale per cui un paese in completa dissoluzione politica, in preda a una crisi che l'impero zarista non aveva mai visto negli ultimi 3 secoli, non parliamo dell'Unione Sovietica, si trovava comunque a disporre di un patrimonio nucleare di circa 3.000 ordigni atomici in un contesto politico completamente differente. Oltretutto, piccolo particolare, si pensò, per decisioni, per problemi di sicurezza assolutamente comprensibili, ho vissuto personalmente quel periodo, si pensò di concentrare in Russia tutto l'arsenale atomico che era sparso in Bielorussia, Ucraina, che aveva centinaia di ordigni atomici, Ucraina e Kazakistan, e da qui nacque quel famoso accordo di Budapest che impegnava la Russia a garantire l'indipendenza e l'integrità territoriale di questi stati. Si arrivava quindi ad una situazione abbastanza paradossale, che la storia, normalmente le situazioni paradossali prima o poi la storia le fa pagare, di un paese che aveva perso Obama ha definito la Russia una potenza regionale secondaria nel 2008 e forse la dirigenza russa sta cercando di contestare da allora quell'affermazione. Quindi si dava a una potenza non più economicamente irrilevante, fuori dalla grande competizione internazionale economica che per esempio caratterizza oggi il conflitto tra USA e Cina.
anche demograficamente. Ho sentito esperti che parlavano di immense risorse umane della Russia, ma qualcuno ha mai riflettuto che Francia e Germania hanno più abitanti dell'intero continente russo? Quindi era una situazione di assoluta contraddizione che in qualche maniera la Russia oggi sta cercando di sfruttare. Chi è l'ideologo che dal 90 ad oggi ha in qualche modo sostenuto con un impegno dottrinario e con una e con un anche argomentazioni sofisticate questa volontà egemonica imperialista russa? Il buon Karaganov, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, ma è un personaggio chiave per interpretare tutto il pensiero che non solo la Russia esercita all'interno del suo sistema, ma che esporta attraverso forme di informazione, di azioni di influenza o di disinformazione anche nel mondo occidentale. Nel settore nucleare in particolare, che cosa dice Karaganov? Che 65 anni di MAD, Mutual Assured Destruction, che aveva caratterizzato l'equilibrio tra guerra fredda, nella guerra fredda tra USA e URSS, deve essere superata attraverso una teoria che dice che un utilizzo chirurgico, simbolico dell'ordigno nucleare può avere effetti addirittura benefici negli equilibri politici internazionali del prossimo futuro. Karaganov dice che ove per esempio la Russia nel conflitto Russia-Ucraina facesse esplodere una bomba atomica, probabilmente da quell'esplosione della bomba atomica si determinerebbe una crisi della NATO, perché diventerebbe evidente che gli Stati Uniti non avrebbero la follia di rispondere a una bomba atomica con un'altra bomba atomica. Grazie, mi dispiace di avere interrotto, però il mandato del nostro editor è stato draconiano dal punto di vista del rispetto dei tempi. La Russia è stata evocata in più di un'occasione e l'ultima relazione del professore Fasola pone l'accento su un tema classico di chi si occupa di analisi geopolitica: quali occhiali mi devo mettere quando devo guardare al mio avversario. Perché se lo guardo con i miei occhiali tendo ad avere una percezione distorta, una realtà che piego alle mie categorie, alle mie conoscenze e se vogliamo anche alle mie necessità del contingente. Lo stiamo vedendo in modo particolare per molte analisi che riguardano l'Estremo Oriente e la Cina in particolare. Questo intervento ci mostra quanto una narrativa mainstream su quali sia il significato delle dottrine russe vada forse riletta con una maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza. Questo è l'oggetto dell'intervento che chiude i lavori di oggi. Prego. Grazie mille Avvocato, e anch'io mi unisco al coro di ringraziamenti in generale per l'invito qui in questa magnifica sede, ma anche e soprattutto al Dottor Pagani per avermi invitato a contribuire al volume. Allora, sì, come accennato nel capitolo mio capitolo in questo volume, io mi occupo di fornire una sorta di molto preliminare, quantomeno in lingua italiana, nella letteratura italiana, un preliminare spacchettamento di alcune dimensioni o concetti chiave del pensiero militare russo, facendo leva su una revisione e lettura approfondita dei testi in lingua russa, così come vengono pubblicati nelle riviste militari russe, che sono là fuori, per chiunque abbia un minimo di conoscenza del russo ovviamente, per essere lette, ma che pare che non vengano in qualche modo considerate o studiate neanche superficialmente per contribuire a quella che è la nostra analisi mainstream, ma anche al policy making, al fare strategia, che ci possa permettere in qualche modo di
confrontare la Russia, contenere la Russia o nel lunghissimo periodo magari cooperare con la Russia su temi specifici in modo adeguato, efficace ed efficiente. Questo è un problema in qualche modo che deriva da un approccio che in letteratura si definisce etnocentrico. Cos'è l'etnocentrismo strategico che dilaga nelle analisi occidentali delle strategie russe, ma probabilmente anche cinesi, da quel che ho potuto notare e capire discutendo con colleghi? L'etnocentrismo non è null'altro che la tendenza ad interpretare le mosse altrui tramite concetti e logiche d'azione che utilizzeremmo noi stessi, logiche e concetti propri nostri, che però non hanno nulla a che fare con la cultura strategica dell'avversario. Quindi in parole povere l'etnocentrismo è una sorta di incapacità di metterci nei panni dello stratega avversario, di pensare come lo stratega avversario. Il risultato è una cattiva interpretazione delle mosse e degli interventi dell'avversario, degli interessi dell'avversario stesso, il che risulta a sua volta potenzialmente nell'adozione di strategie bislacche. Quali sono le cause di questo etnocentrismo? Quali sono le cause di questa nostra difficoltà nel far senso di ciò che la Russia e altri nostri competitori fanno, dicono e vogliono? Innanzitutto c'è un problema, se vogliamo, intellettuale, che non è un problema, ma l'estremizzazione di una tendenza intellettuale, che è quella di vedere la strategia o la guerra come necessariamente il risultato di un'attività scientifica basata su principi universali sempre validi nello spazio e nel tempo. Per quanto sia vero che ci sono dei canoni universali, tecnologici, logistici, operativi, che ci permettono di comprendere la guerra, fare strategia, che noi siamo Napoleone o che siamo il comandante supremo dell'impero galattico di qui a qualche centinaio di anni, ciò non di meno c'è anche sempre un certo elemento di variabilità, di soggettività o di arte nel fare la guerra, che deve essere apprezzato. Questo elemento di variabilità spesso e volentieri ha a che fare con il fattore sociale che influenza la guerra e il fare strategia. Fattore sociale che spesso e volentieri si etichetta come cultura strategica, quindi quell'insieme di preconcetti, concetti, assunzioni e modalità operative che sono proprie di uno Stato e dei suoi decisori politici e militari, che sono connaturati per via di educazione, esperienze storiche nel loro modo di pensare e che vengono in qualche modo riverberate automaticamente nelle loro decisioni sul campo. Ci siamo poi messi in testa in Occidente, già dagli anni 90, e qualcuno aveva già citato le guerre del Golfo, che tutte le guerre del futuro sarebbero state guerre alla occidentale. Guerre di spedizione, seguite da missioni di peacekeeping, chirurgiche, con tecnologie ad alta precisione. Così non è stato. Nel caso della Russia, poi, l'etnocentrismo è il risultato di una mancanza di oggigiorno di quella che era la figura nei tempi della guerra fredda dei sovietologi, ossia esperti della cultura, della storia, del pensiero, dei meccanismi specifici e peculiari del funzionamento del Cremlino, che hanno grandemente aiutato l'Occidente, gli Stati Uniti in particolare, a vincere la competizione bipolare. Negli anni 90, sconfitta l'Unione Sovietica, si è deciso di disinvestire in questo settore di studio, in questo settore strategico, anche per ragioni comprensibili allora, ma nel lungo periodo abbiamo visto che questo è stato un problema. Ne è conseguita quindi una fondamentale incapacità nostra di districarci nel dibattito politico-militare russo a detrimento della nostra possibilità di contestualizzare e contenere la crescente assertività del Cremlino. Nel capitolo, e qui non mi dilungherò per motivi di tempo, discuto alcuni concetti chiave, alcuni cardini del pensiero militare del Cremlino che invece noi dovremmo saper comprendere e utilizzare come tassello di partenza per interagire con Mosca, per contrastare Mosca. Ne parlo poi più diffusamente in un mio volume di recentissima pubblicazione. Qui vorrei giusto toccare su due punti nei due minuti che mi mancano. Primo, il termine guerra ibrida non ci aiuta e non ci aiuterà a capire che cosa fa e che cosa vuole la Russia. Il termine guerra ibrida non è nel lessico del Cremlino e non è nelle strategie del Cremlino. Quando usano il termine lo utilizzano per dire e recriminare quello che fanno gli occidentali.
I russi invece basano il proprio pensiero strategico e la propria azione sul terreno su due concetti chiave, che sono quello di lotta, barbà, che ha qualcosa a che fare con la guerra ibrida, e quello di guerra. È interessante notare, a differenza di alcune analisi superficiali là fuori, che lo Stato Generale russo concorda col fatto che lo spazio della competizione non violenta con l'avversario sia in espansione e sarà sempre più importante, ma mai sarà più importante e efficace nel dirimere le questioni di più elevata importanza dell'utilizzo della forza militare sul campo di battaglia. E come utilizza la forza militare sul campo di battaglia il Cremlino? Secondo stilemi del XX secolo e per perseguire obiettivi del XX secolo. In ordine di priorità il Cremlino utilizza la forza armata per distruggere fisicamente le forze nemiche, occupare il territorio e poi provocare il collasso del potenziale economico, politico, morale del nemico. Per il Cremlino distruggere piano piano le forze armate ucraine non è un accidente, qualcosa che fanno perché non possono fare nient'altro, in parte è anche vero, ma è un obiettivo fondamentale primario del vincere la guerra. Quindi fanno la guerra in quel modo e non la farebbero in altro modo. I russi sanno far la guerra, ma in un modo che è completamente diverso dal nostro e dobbiamo metterci in questa ottica. E qui concludo dicendo che conviene prendere sul serio la minaccia del Cremlino, ovviamente, e i precedenti relatori hanno dettagliato alcuni settori in cui l'Europa possa fare di più, e io mi permetto di invitare l'audience a considerare anche strumenti intellettuali e quindi investire non soltanto in armi, ma anche, se possibile, in una nuova generazione di sovietologi, se volete, che possano permetterci di comprendere le logiche dell'avversario e quindi guidare l'utilizzo di quelle risorse materiali a cui abbiamo fatto diffuso riferimento nelle sessioni precedenti nel modo più efficace e efficiente possibile. Grazie. Allora, abbiamo praticamente concluso e quindi inviterei il professor Pagani a tirare un po' le fila di questa giornata. E grazie per la pazienza e per l'interesse che avete dimostrato nei confronti di questo nuovo lavoro che, da buon imbonitore, dico accattate villa, come diceva un vecchio spot pubblicitario. Io non tiro le fila perché non ci sono fila da tirare, semplicemente volevo ringraziare, prima di salutarci, tutti gli autori che sono intervenuti per presentare il libro. Naturalmente abbiamo dato uno spaccato di alcuni temi trattati dal libro, altri non li abbiamo affrontati per ragioni ovvie di tempo. Ringraziare gli altri autori che non sono presenti, non era possibile renderli presenti perché sono sparsi per il mondo, dal Kazakistan agli Stati Uniti, e quindi non era pratico farli venire qui. Leggendo il libro, se avrete questa pazienza e la voglia di farlo, probabilmente riuscirete anche a cucire meglio gli argomenti che abbiamo trattato oggi, che hanno affrontato, diciamo, alcuni aspetti della problematica complessiva che questo libro vuole affrontare. Gli aspetti, diciamo, che penso anche nel convegno, nella presentazione di oggi, spero almeno siano emersi in modo chiaro, e riguardano la non possibilità di operare concretamente per la pace, uno, senza conoscere la guerra, cioè la complessità della minaccia che grava sulla nostra sicurezza, due, non decidendo in che modo il nostro paese può e deve migliorarsi per poter promuovere una politica di pace e garantire la sicurezza interna ed esterna, come è stato ben spiegato in vari interventi, in primo luogo da quello del generale Nistri e del generale Farina. Tre, come
il contributo che il nostro paese può dare è efficace solo se si sposa col contributo di altri paesi, con le politiche di altri paesi, perché la dimensione economica, militare che può avere l'Italia è assolutamente troppo ridotta per poter avere un'efficacia da sola, ma un'efficacia solo se riesce a stare dentro una visione più ampia ed una politica più ampia che però l'Italia ha la responsabilità di sostenere e se ne è capace anche di promuovere. Nel nostro piccolo il volume che abbiamo presentato vuole essere un contributo di idee a questo tipo di riflessione, per cui speriamo che venga letto e che sia utile a questo scopo. Grazie ancora a tutti per la presenza e per la pazienza.